Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi parliamo della Mithril Mine, sempre su Final Fantasy VII Crisis. Ho aspettato un po' prima di fare questo video perché ho voluto fare dei tentativi, perché come notate sono riuscito a prendere solo il grado S e non il grado S più. Inoltre ho preso il grado S che non è così distante come punteggio dal grado S più, quindi ho tentato qualche setup diverso, ho tentato in generale qualche lineup diversa da quella che effettivamente ho provato, però diciamo che il risultato migliore l'ho ottenuto soltanto così. Ovviamente riproverò nel momento in cui avrò la possibilità, magari di avere qualche personaggio vento un po' più forte, perché fino a questo momento sono andato avanti con Zac, che comunque sia stato il mio cavallo di battaglia più forte, però Zac, essendo comunque un damager AoE, non è la stessa cosa, per esempio, di avere un Sephiroth single target, che lo possiedo, però non è così forte. Quindi devo necessariamente cercare o comunque di portare avanti Sephiroth e farlo diventare più forte, oppure nell'eventualità dovesse uscire qualche personaggio vento con Imperil e tutto quello che è, allora lì poi la situazione diventerebbe decisamente diversa. Io in realtà spererei in un Cloud vento fisico, dato che Cloud ormai è diventato il mio DPS elementale. Preferirei avere appunto un Cloud Vento Arcanum fisico e sarei decisamente contento. Per quanto riguarda il dungeon, ovviamente che cosa dobbiamo dire? Ovviamente come trans ability iniziale abbiamo la Wind Potencies, anche in questo caso aumentato del 20%, e invece gli attacchi magici purtroppo ridotti del 50%. Ho provato a portare anche Sephiroth full magic, cioè buildato magicamente, per vedere se effettivamente questo 50% mi pesava così tanto anche con un overboost 10. La risposta è sì. Pesa tantissimo il debuff magico del 50%, quindi non provateci neanche a portare dei personaggi magici, eccetera, eccetera, perché veramente rischiate di sprecare biglietti. Io li ho utilizzati tutti, quelli che avevo, proprio perché ho fatto più tentativi, ho fatto più setup, proprio per darvi una guida completa e consigliarvi quello che effettivamente bisogna fare all'interno di questo dungeon. Partiamo dal Crisis Level, ovviamente dal 188.000 iniziale fino al 223.000 del boss finale, una volta sconfitti ovviamente tutti i boss, e questi sono i nemici che si incontrano all'interno della mappa. Abbiamo ovviamente il drago, che è sicuramente il nemico più ostico di questa run. Poi abbiamo lo Zoo e l'Airbuster, che comunque sia sono molto 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 semplici da buttare giù, e poi quello fastidioso, non tanto perché sia forte, ma perché praticamente fa perdere tempo, è il Mad Anchor. Il Mad Anchor è veramente fastidiosissimo. È vero che ha tre elementi raccomandabili per poter far danno, ma col fatto che non possiamo portare personaggi magici, perché appunto non possiamo portare personaggi magici, blocca gli attacchi fisici e anche se noi abbiamo l'elemento giusto, non riusciamo poi a fare così tanti danni. Quindi abbiamo purtroppo questa meccanica che per un boss del genere, in uno stage dove non bisogna portare magici perché comunque sono debuffati, secondo me è sbagliato mettere un boss del genere, perché tu comunque dovresti alternare magico e fisico per riuscire a buttarlo giù più in fretta. E qua è una cosa che tu tecnicamente non puoi fare, perché appunto porti team fisico, essendo che il team magico non funziona bene, e quindi perdi una valanga di tempo. E poi infine Rude con le zucche, non le zucchine, proprio le zucche di Halloween, che erano deboli al vento, così come anche il Dragon, che vi ricordo il Dragon infligge poison. All'interno dello stage esiste il Poison Immunity, quindi potete anche non utilizzare materie con cura poison. Basta battere lo Zoo,
che vi farò vedere nella mappa appunto dove si trova, per prendere il Poison Immunity e poi andare a battere il dragon senza subire il danno da Poison, che vi ricordo essere praticamente quant'era il 2% di HP ogni 2,9 secondi per il giocatore, anzi no, il 4% di HP ogni 2,4 secondi, sì, ogni 2,9 secondi, mentre invece l'avversario, il Poison, funziona che leva 2% di HP ogni 4,9 secondi. Quindi noi ovviamente siamo quelli più svantaggiati, però per chi interessasse il Poison funziona esattamente in questo modo. Ovviamente il first time clear, dove lo score è di 720.000 per ottenere S+, e io ho ottenuto praticamente 700.000, quindi se forse non avessi utilizzato un oggetto, due oggetti che ho voluto utilizzare giusto per, probabilmente avrei fatto a pelo pelo lo score di 720.000. Vabbè, queste sono le ricompense per appunto il rank che si ottiene. E qui invece nella mappa vi volevo far vedere appunto come andare ad affrontare i boss, qualora ovviamente vogliate seguire la mia stessa strada, dove praticamente scendete, questo è lo start, scendete, qui c'è lo zoo. Una volta sconfitto lo zoo si ottiene il Poison Immunity e si può tornare indietro qui dal dragon. Oppure se volete essere un po' più tankosi, un po' più forti, potete andare a battere il l'Air Buster, ottenere il 50% di difesa fisica in più e poi andare a battere il drago. Quindi potete scegliere ovviamente cosa fare. Il Mad Anchor, che si trova praticamente parallelamente allo zoo, vi darà una Potency's Wind, se non mi ricordo male, oppure l'altra difesa del 50%, quindi potete scegliere chi voler battere. Probabilmente potreste anche battere per primo l'Anchor, essendo quello più fastidioso, successivamente passare allo zoo e poi Airbuster, e infine, quando avrete ottenuto il 100% di resistenza fisica, andare direttamente dal drago. Il drago, effettivamente parlando, conviene affrontarlo o come primo o come ultimo, perché come primo riuscite a fare molti più danni, riuscite ad essere più incisivi, però non avrete l'immunità al poison, oppure sconfiggere alla fine dopo che avrete preso tutte le difese, in modo tale che i suoi attacchi non vi facciano male, perché il drago fa veramente male, picchia come una bestia, e quindi dovrete difendervi con le unghie e con i denti. E poi infine nella sezione ad ovest abbiamo praticamente il boss finale Rud. Il boss finale Rud sappiamo già come funziona, qui è decisamente più forte, decisamente più fastidioso. Fate molta attenzione durante la fase in cui countera, perché durante la prima fase dovrete fare danni vento, lo stunnate, fate danni, e poi nella seconda fase Rud avrà la stance di counter, quindi si metterà praticamente in posa e dovrete breccarlo tramite sigillo circolare. Utilizzate sigilli circolari magici e non fisici, perché altrimenti subirete counter. Ogni 3 attacchi fisici Rud countera, quindi portatevi ovviamente materie di sigillo, magari triangolari come volete, fisiche, però quelle circolari vi do il consiglio di portarle magiche a prescindere, in modo tale da non farvi counterare da Rud. Per quanto riguarda il setup, ora non so se effettivamente io ce l'ho salvato, perché dovrebbe essere praticamente, no, non era questo, anche se comunque è molto simile, perché sì, effettivamente ho provato altri setup, quindi ho tolto praticamente i miei personaggi. Vabbè, tecnicamente lo ricostruisco e ve lo faccio vedere. Ecco il setup che ho utilizzato. Ho anche fatto delle migliorie per venirvi incontro e per farvi vedere proprio la formazione più consona, più corretta, dove praticamente abbiamo al solito Zac, Matt e Cloud. Zac ovviamente utilizzato come DPS in generale vento e debuffer di difesa fisica dove è possibile,
tutte materie per incrementare le stats, tranne la ruin circolare, come vi stavo dicendo prima, che è per l'appunto magica, proprio per counterare in modo più diretto Rud. Vabbè, le summon me le sono portate giusto per fare danni agli add, quindi diciamo ai minion, chiamiamoli così. Subweapon con HP difesa fisica, attacco magico fisico e boost vento, e poi altri HP che mi hanno dato praticamente fino a 8700. In realtà durante le mie prime run non avevo tutti questi HP con Zac, infatti probabilmente dal run che ho registrato non vedrete questi HP, perché al posto di quest'arma avevo messo un'altra arma con probabilmente le Tiger Fang, no, non le Tiger Fangs, le Sonic Wing di Tifa, che mi davano appunto attacco fisico vento, il boost attacco fisico vento. Anche se in realtà il attacco fisico è tutto, quindi no, avevo messo l'Apocalypse di Cloud, che mi dava attacco magico fisico e vento come boost. Quindi dopo poi ho cambiato, perché comunque risultavo con pochi HP, e ho deciso, preferisco perdere un pochettino di danno, però avere un po' più di HP, in modo tale da resistere magari a più danni, a più colpi, perché poi ovviamente si viene picchiati abbastanza pesantemente, soprattutto verso la fine. Per quanto riguarda Matt, invece, è il mio support in generale, con l'arma nuova, la Bramble Spine, che mi aumenta l'attacco fisico, quindi buffo Zac e Cloud in maniera costante. Ovviamente poi quando servono le cure si utilizzano le cure. Come arma secondaria la Slick Beetle, per abbassare l'attacco fisico di alcuni nemici, qualora ovviamente ci sia la possibilità di abbassare l'attacco fisico. Materie in questo caso con cura, per curare tutti ovviamente, con l'estensione della materia cura. Un Aurora Blow, che in teoria vi consiglio di portare per la prima fase di Rud, anche se in realtà bisogna avere comunque un buon danno in generale per riuscire comunque a stunnare subito Rud, altrimenti evitate, buffate o comunque offrite supporto. E poi anche lui la ruin circolare, sempre magica, proprio per nel qualora dovesse sopravvivere, perché poi bisogna vedere anche se vi sopravviverà il personaggio, dato che Rud si concentrerà solo su di uno, quindi è probabile che ve lo sciotti, però anche lui comunque sia alla ruin circolare. Come limit Gigantic Shield, proprio per avere la possibilità di difendersi a comando, qualora ovviamente la situazione lo richieda. E poi vabbè, la skin alternativa per incrementare le statistiche. Subweapon con HP difesa magica, healing difesa magica, HP difesa magica. Serve la difesa magica qui? No. Ho alternative? No. Quindi va bene così. Anzi, in realtà sì, un'alternativa ci sarebbe, perché se tolgo i guanti di Tifa, in realtà dovrebbe esserci il nuovo fucile di Lucia, che mi dà HP e difesa fisica. Quindi sì, ecco, ok. Posso fare così. Abbiamo l'alternativa? Sì, perché mi ero dimenticato che il fucile di Lucia effettivamente dà HP e difesa fisica, quindi è un'ottima arma da poter utilizzare in questo dungeon. Successivamente andiamo da Cloud, il mio secondo DPS, buildato questa volta full tuono, con arma secondaria fuoco, giusto per variare i danni qualora ce ne sia la possibilità, soprattutto con l'Anchor, che è comunque un colpo vento, un colpo tuono, un colpo fuoco, lo mandiamo in confusione e quindi con gli altri elementi riusciamo a fare un po' più danno. Summon di Ramu, ovviamente, anche lui materia circolare, ruin per il nostro amichetto Rud, e poi tutte le altre materie che mi servono per incrementare le stats. Subweapon, HP difesa fisica col collare di Red che abbiamo ottenuto dalla Hell House, Buster Sword, attacco magico fisico e HP, e poi la Killer Hornet che mi permette di avere attacco fisico e danni da abilità fisica. Quasi 7000 HP, quindi diciamo meno HP,
potrei effettivamente sostituire una materia per mettere HP al posto di attacco fisico, però diciamo 7000 HP sono più che sufficienti, poi gli altri comunque sono oltre gli 8000, quindi posso in un modo o nell'altro gestire un personaggio con qualche HP in meno. Quindi questo fondamentalmente era il mio setup, o comunque è il setup che consiglio per quanto riguarda questo tipo di dungeon. Nel momento in cui avrò la possibilità, magari riproverò senza utilizzare magari qualche oggetto e cercare di essere un po' più efficiente nel combattimento, proprio per riuscire a prendere S+. Intanto vi accontentate per il momento di un S, di un grado S che va assolutamente bene, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Vi lascio alla run e buon proseguimento. Okay.
cazzo, eh!
Sì. これより戦闘状態に入る。 敵を確認。はいです。仕事だ。 1123583
いらっしゃるぞ。